Il Milan segna subito con Rivera, raddoppia nella ripresa col capocannoniere Maldera e batte il Foggia 2-0. Da questa sera al comando del campionato da solo. Una cosa quasi incredibile, tu ci avresti creduto se te l'avessero detto all'inizio del torneo? Ma il Milan è una squadra che ha sempre giocato per le prime posizioni, quindi non è un fatto così straordinario come può sembrare. Straordinario perché la stagione scorsa aveva accusato qualche pausa, no? Non era... Ma diciamo che era straordinario l'anno scorso, quest'anno rientra più nella normalità, tenendo anche conto del fatto che c'è un grande equilibrio a tutti i livelli nel campionato italiano. Diciamo che il Milan, avendo giocato finora ad un discreto livello ed essendo a punteggio, non dico pieno, ma in media inglese perfetta, è abbastanza normale che si possa trovare in queste posizioni. Cos'è cambiato di sostanziale, Gianni, rispetto all'anno scorso? La mentalità o gli uomini? Ma diciamo che sono cambiati un po' gli uomini e un po' anche la mentalità. Forse la mentalità non è che l'anno scorso fosse molto diversa. Diciamo che ci siamo tranquillizzati di più. L'anno scorso bastava un po' di vento contrario per farci andare completamente in crisi e perdere delle partite che pensavamo di aver già ormai vinto. Quest'anno invece, pur sbagliando ancora qualche cosa, riusciamo lo stesso a portare in porto le partite, proprio perché c'è questa serenità che l'anno scorso non c'era. Qualcosa di nuovo, oggi Calloni dà a Rivera la possibilità di fare gol, è un fatto piuttosto inconsueto. Ma è già successo altre volte che Calloni ha tentato di dare qualche palla gol agli altri. Calloni non è un uomo che deve necessariamente... Per sottolineare che il Milan si muove in un certo modo. Sì, appunto, Calloni è un uomo che può fare gol, ma può anche farlo fare. D'altra parte gli uomini gol non solo segnano, ma qualche volta possono far segnare gli altri, proprio perché hanno una marcatura molto più assillante che non quelli che giocano un pochino più indietro. Senti, l'escalation di Maldera nella classifica cannonieri è un fatto così contingente o fa parte proprio di una tattica particolare? Ma Maldera gioca in una posizione del campo abbastanza favorevole per tirare in porta. Essendo uno che è fornito di un ottimo tiro, piuttosto potente, direi, penso che sia un uomo che possa segnare delle reti. Per una volta, datti un voto, va, non succederà forse mai più. Ma io penso che non succederà più, non è mai successo e non succede neanche adesso. L'anno scorso ce l'avevate con la fortuna, che era contraria. Quest'anno vi ritenete fortunati? Ma diciamo che finora possiamo dire che in qualche caso siamo stati anche abbastanza fortunati, quindi non possiamo lamentarci. Sei uno oggi in tribuna ha gridato, la stella è vicina. Bah. Si fa per dire. Diciamo che noi stiamo giocando il nostro campionato normalmente, senza nessun patema d'animo e neanche senza nessuna visione particolare. Se dovessimo andare avanti così, non lo so. Le stelle comunque stanno a guardare, come diceva quel tale.